Allora, l'idea è che se questo è un campionato di Serie B, dove se non metti l'intensità, se non mettiamo io per primo, non, quando parlo così non c'ho mai solo quei ragazzi, ma nell'interpretazione che tutti assieme diamo, se non mettiamo l'intensità, soprattutto mentale, su ogni pallone, su ogni giocata nostra, su ogni cosa, logico che poi dopo diventa difficile. È un campo che sapevamo che poteva un po' complicarci la vita, ma a maggior ragione doveva acuire l'attenzione. E invece abbiamo concesso subito un primo tempo veramente sembrava senza un'idea. E poi anche nel secondo tempo, insomma, con un risultato che non era ancora compromesso, perché se tu fai il 2-1 magari lo riesci anche a riaprire. Sul discorso di Milos, l'idea era loro giocano con una linea anche abbastanza alta e di avere un giocatore che andasse a attaccargli la profondità in maniera da creare spazi magari per Galano e per i nostri centrocampisti. Ma non è il discorso di Milos, perché il ragazzo secondo me si è impegnato. Il problema è che se tutti noi il resto non lo facciamo come dovevamo farlo, quello che provi, quello che hai in testa non vi è. Buonasera mister Valerio De Carolis, forzapescara.com. Su quanto ha detto finora sull'intensità sono pienamente d'accordo, anche perché mister Attenzione molto bassa, ti fanno uscire. Fino al gol, praticamente sull'errore nostro, il primo gol era stata una partita, diciamo, abbastanza senza il primo quarto d'ora, proprio senza nulla a che pretendere tra le due squadre. Però l'idea è che questa squadra, credo sia anche qualcosa che si ritrovi adesso lei a gestire, che questa squadra ha la prima difficoltà, va sotto e non ha la forza di reagire. Perché è successo prima con Otto ed è successo anche oggi. È convinto anche lei di questa cosa? Ma no, perché se uno guarda le ultime partite, tu sei andato sotto col Brescia, che è una squadra di tutto rispetto che stava segnando tre gol a tutti quanti, e hai reggito bene. Anche col Monza stesso non sei andato sotto, ma ti hanno rimontato due volte e hai sempre provato ad andare oltre l'ostacolo. Però parte tutto dall'origine, cioè da un'intensità che oggi non abbiamo messo. Continuo a dire. Io l'ho detto l'altra volta, per me era la partita tra le più importanti di questo periodo, ma se non sono riuscito a far passare questo messaggio ai ragazzi, vuol dire che anch'io ho sbagliato qualcosa in questa comunicazione. Partendo dal presupposto che poi gli errori ci stanno, ma non hai perso per degli errori solo, hai perso perché appunto non l'abbiamo letta come andava letta. Avevamo detto in mille maniere che era una battaglia e una battaglia non l'abbiamo fatta. Jarosinski, mister, come sta? Perché ci ha preoccupati? Dovrebbe star bene, nel senso che si è ripreso e adesso non so se ha bisogno di altri accertamenti, ma dovrebbe star bene. Mister, buonasera, Paolo Renzetti, TV6. Io sono Buonasera. entrato con qualche secondo di ritardo, non ho sentito la primissima parte della sua conferenza, però le chiedo, com'è possibile avere un approccio di partita così negativo in una gara così importante? Lei, dopo la partita con il Brescia, aveva subito rivolto lo sguardo alla gara di oggi con la Virtus Entella, però abbiamo visto una squadra completamente in balia dell'avversario. Questa partita è finita con il risultato di 3-0, ma insomma poteva finire anche peggio. Come si può spiegare questo approccio? Forse in queste partite abbiamo speso tanto, sia dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale, e oggi, pensando in maniera errata che fosse più semplice, abbiamo concesso quella lettura iniziale che poi fa la differenza e ti apporti per tutta la gara. Sono d'accordo che il 3-0 ci sta. Nel senso che potevamo pigliarne anche altri, però per tante cose dove non è che c'è un errore tattico, c'è spesso e volentieri una lettura ritardata
e di conseguenza magari uno o più errori. Ma continuo a dirlo, oggi l'ultima cosa che dobbiamo fare è dire è colpa di uno, è colpa di tutti noi, e dobbiamo ripartire da questo sapendo che l'intensità che abbiamo messo tante volte, perché nelle mie partite, tranne oggi, l'hanno messa sempre, è una componente determinante, non è una delle tante. Poi dopo tutto il resto ci possiamo fare quello che vogliamo, possiamo parlare di tattica, possiamo parlare di tecnica, possiamo parlare di tutto, ma se non metti questo tipo di furore agonistico diventa difficile. In un campo magari come quello di oggi, che sai che poi ti può sporcare le giocate o le letture, però anche là fa parte del gioco, e quando hai paura del campo devi essere ancora più attento e concentrato. Perché non è entrato? Perché non era in condizione, oppure c'è qualche altro motivo? Lo ha voluto preservare interamente per la gara con il Cosenza? Non è entrato perché non è al 100%, e in un campo come questo, che ancora di più condiziona la corsa e i cambi di direzione, mi sembrava fosse, cioè, non la sono sentita di rischiare il ragazzo, perché insomma, appunto, nelle valutazioni che avevamo fatto sapevamo che il ragazzo non era al 100%. Mister, io le volevo fare l'ultima, se possibile. Secondo lei, quello che ha detto poco fa, furore agonistico, l'intensità, ma potrebbe avere anche un contraccolpo psicologico, calcolando che si andrà in campo tra meno di 72 ore? Ah, non, il contraccolpo dobbiamo darlo noi alla prestazione, nel senso che ce lo siamo detti più volte, e quasi tranne oggi l'abbiamo fatto sempre, che certe cose quando le fai una volta, parlo appunto di intensità, di concentrazione, devi poi pretenderle, dobbiamo pretendere da noi stessi, e quindi dobbiamo rimetterle in campo contro, in ogni caso, un avversario che è fastidioso perché ha ripartenze a gamba. Però al di là di questo noi dobbiamo fare la partita che abbiamo fatto spesso, con le nostre armi, però mettendo come base quella che appunto quello che ci siamo detti fino adesso. Ecco mister, volevo fare una domanda, al di là della mancanza di qualche uomo, per carità, la sua valenza, qualche assenza che c'è stata su tutti, Seter, Memuscia, stessa cosa, Busellato, vabbè, a parte le assenze, però è stato sbagliato completamente l'atteggiamento, su questo ci siamo, un Pescara irriconoscibile sotto questo profilo, no? Perché forse il secondo tempo farà, perché questo è un campo con delle dimensioni diverse, con una velocità della palla diversa, perché il sintetico qua cambia la velocità della palla, e con un atteggiamento dell'avversario diverso, perché conosce invece cosa vuol dire giocare qua, e imposta tutta la gara sulle seconde palle, sulle ripartenze. Ma non è che non ci avevamo lavato, ci avevamo lavorato e ce l'avevamo detto. Forse è partito in automatico il secondo tempo di Brescia, che qua non lo puoi fare, qua devi andare in battaglia dall'inizio, e invece non ci siamo andati. Posto? Ecco, invece tatticamente, posso farle una domanda però velocemente? No. Avete un po' sofferto la posizione di De Luca, che insomma non era proprio una punta, voglio dire, facevate fatica ad accorciare, perché lui giocava un po' da trequartista, diciamo. Allora, quando le letture tattiche sono esaltate o annullate dalla velocità con cui ti muovi e pensi, da certi punti di vista era una gara a specchio, perché il 3-5-2 col 4-3-1-2 a tutti i duelli a specchio praticamente, e quindi non si tratta della posizione, ma si trattava di pensare più veloce e di far meglio certe cose. L'intensità, ma potrebbe avere anche un contraccolpo psicologico, calcolando che si andrà in campo tra meno di 72 ore? Ma no, il contraccolpo dobbiamo darlo noi alla prestazione, nel senso che ce lo siamo detti più volte, e quasi tranne oggi l'abbiamo fatto sempre, che certe cose quando le fai una volta, parlo appunto di intensità, di concentrazione, devi poi pretenderle, dobbiamo pretendere da noi stessi. E quindi dobbiamo rimetterla in campo contro, in ogni caso, un avversario che è fastidioso perché ha ripartenze a gamba, però al di là di questo noi dobbiamo fare la partita che abbiamo fatto spesso, con le nostre armi, però mettendo come base quella che appunto quello che ci siamo detti fino adesso.